Noi, per poter approfondire questo argomento, siamo in compagnia di Lorenzo Codogno, founder Lorenzo Codogno Macro Advisors. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, le volevo chiedere se secondo lei la BCE ha leggermente sottovalutato il rialzo dei prezzi del petrolio a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi come un impatto sul headline inflazione. Beh, secondo me sì, perché effettivamente le stime dello staff della BCE di oggi mostrano un rialzo nell'inflazione quest'anno e l'anno prossimo rispetto alle stime precedenti, ma è un rimbalzo tutto sommato modesto. Io penso che il rialzo dell'inflazione andrà molto oltre, però sono d'accordo con la BCE nel una prospettiva sostanzialmente stabile per l'inflazione di medio periodo. Nel 2022 le previsioni di inflazione sono rimaste all'1,4%, il che significa che la banca centrale deve ancora fare molto per riportare l'inflazione verso il target. In sostanza, i fattori che spingono l'inflazione verso l'alto in questo momento sono fattori transitori, sono fattori legati appunto all'IVA, come è stato detto, certamente alla spinta verso l'alto legata ai prezzi del petrolio e delle materie prime, e allo stesso tempo anche una spinta che deriva dai prezzi internazionali, perché non dimentichiamoci che il grande pacchetto fiscale statunitense più la spinta che questo ha dato sulla domanda statunitense, che darà sulla domanda statunitense, e quindi già i prezzi iniziano ad anticipare questo fenomeno, probabilmente si tradurrà in inflazione più alta anche in Europa. Però ripeto, questo è un fattore transitorio, sino a che non vedremo un rialzo sostenibile dei salari e una ripresa nel potere di aumentare i prezzi da parte delle imprese, difficilmente questo si tradurrà in un'inflazione permanentemente più alta in Europa. Quindi fa bene la Banca Centrale, a mio avviso, a aumentare gli acquisti nel breve periodo senza cambiare sostanzialmente il resto dei policy tools che ha a disposizione in questo momento. Un altro punto estremamente interessante era l'impatto del piano Biden. Lei, ovviamente, Christine Lagarde ha detto che non lo hanno considerato per il semplice fatto che non è ancora legge, però molto probabilmente da domani lo sarà. Quindi le volevo chiedere invece quali sono le sue aspettative per quanto concerne il piano Biden, se avrà un impatto sulla crescita europea, sull'inflazione europea, che impatto allora potrebbe avere sull'inflazione americana? Ma io penso che innanzitutto, come ha giustamente detto, il piano statunitense non è incluso nelle attuali proiezioni della BCE. Se lo fosse, probabilmente questo avrebbe spinto ulteriormente verso l'alto le previsioni di breve periodo sull'inflazione, probabilmente quelle di medio periodo non molto, perché teniamo presente che parte di questo stimolo statunitense si rifletterà anche in domanda statunitense per importazioni europee, quindi aiuterà la crescita in Europa, ma non in parte significativa. Va detto però che i prezzi a livello internazionale tendono a seguire una tendenza unica, e quindi probabilmente le tensioni che emergeranno negli Stati Uniti in termini di crescita della domanda e anche in termini di inflazione si ripercuoteranno in misura minore anche in Europa, e questo è inevitabile. Però ripeto, per una ripresa sostenibile e duratura dell'inflazione in Europa ci vuole una ripresa economica corposa, significativa, e allo stesso tempo che questa porti ad una ripresa del potere delle aziende di aumentare i prezzi e anche dei salari. Questo non si intravede per il momento, e quindi probabilmente l'atteggiamento, la politica monetaria in Europa rimarrà molto accomodante per ancora molto tempo, e nel breve periodo, come ha detto la Lagarde oggi, addirittura ci sarà un forte aumento degli acquisti netti di asset finanziari. Grazie mille a Lorenzo Codogno, founder Lorenzo Codogno Macro Advisors. Buon pomeriggio e buon proseguimento. Grazie, saluti.